ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Gli europei, come sapete, sono l'argomento principale di questo mese, di queste settimane, di questi giorni. L'Italia sta facendo un europeo davvero bello. Lo scorso lunedì ha vinto contro la Spagna, che era la campionessa sia dell'europeo precedente sia del mondiale precedente, quindi è stata una grande vittoria, ragazzi, anche una grande partita. E ora vedremo come ce la caveremo con la Germania. Io sono praticamente in fissa con questo argomento, anzi sto proprio stordendo tutti per questa cosa, perché non la smetto più. Sono sempre che faccio ricerche sul cellulare per sapere cose di più sugli europei, sulle squadre, su come sono organizzate le varie squadre. Ci sono stati molti scontri tra Italia e Germania. L'Italia è considerata per la Germania come l'incubo della Germania, l'incubo calcistico della Germania. Ovviamente anche la Germania ha vinto nelle partite contro l'Italia, ma questo non è avvenuto mai nei mondiali e negli europei. Nei mondiali e negli europei ha sempre vinto l'Italia, e per questo motivo la Germania ha un po' anche paura di battersi con l'Italia. L'Italia a sua volta ha anche paura, perché non vogliamo mandare via la tradizione che c'è sempre stata, cioè quella che l'Italia vince sempre contro la Germania. E quindi sarà una partita molto interessante quella di sabato. Io non vedrò l'ora che accadrà. Pensate che ho fatto delle scoperte proprio impressionanti. Voi non sapete sicuramente che la Germania e l'Italia sono una delle due squadre principali del calcio, perché vengono considerate le squadre più importanti. Anzi, lo scontro Germania-Italia, che avverrà questo sabato, è uno scontro classico del calcio. Infatti sarà molto importante per il fatto stesso che l'Italia e la Germania hanno due tattiche di calcio completamente differenti. L'Italia privilegia più la difesa, è molto brava in difesa, mentre la Germania è molto brava nella cosa opposta, cioè nell'attacco. E per questo motivo le due squadre, quando si scontrano, succede proprio un macello, ragazzi, un macello, perché l'Italia è forte da un lato, la Germania è forte dall'altro per un altro motivo, e quindi non si sa mai chi vince e chi perde. Sono degli scontri emozionanti. Tra le mie varie ricerche ho anche scoperto che nel 1970 c'è stata una grande partita Italia-Germania, che è stata denominata la partita del secolo. È stata una partita straordinaria, finita alle 2 di notte, perché in Messico c'è una distanza di 6 ore dall'Italia, penso, quindi questa partita è stata trasmessa molto tardi ed è durata tantissimo. Non si riusciva a capire chi doveva vincere. Prima, da un lato, l'Italia ha cominciato a fare gol, dall'altro lato anche la Germania ha cominciato a fare gol, perché sono finiti alla fine del secondo tempo supplementare ad essere 3-3. Nel primo tempo hanno fatto primo gol l'Italia, primo gol la Germania. Secondo tempo, primo gol l'Italia, primo gol la Germania. Tempi supplementari, primo gol l'Italia, primo gol la Germania. E non si riusciva a capire chi dovesse vincere questa partita. Gli spettatori, nel momento in cui stavano vedendo questa partita, si erano stancati di vederla, perché ormai non si capiva più niente. Tanto che ho scoperto anche che molte persone all'ultimo gol della Germania, al terzo gol della Germania, se ne sono andate a dormire, per quanto erano rimaste male da questo fatto che non si riusciva più a capire chi doveva vincere questa partita. E alla fine, ragazzi, dopo 5 minuti che sono andati a dormire, ha fatto il quarto gol l'Italia. Quindi una partita impressionante, finita 4-3 a favore dell'Italia. È stato fatto anche un cartellone messo all'entrata dello stadio dello stadio del Messico per ricordare questa partita. Pensate che l'ex presidente della squadra della Germania ha detto che una partita con l'Italia non deve essere considerata soltanto una partita, ma una questione d'onore. Speriamo che finisca nel migliore dei modi questa partita. Speriamo che l'Italia continui anche nelle semifinali e poi nelle finali, speriamo. Butterei anche una buona parola sull'Islanda, perché mi è sembrata una bella squadra, anzi, cioè, secondo me andrà in finale. Ovviamente spero che vinca l'Italia, però se no l'Italia al secondo posto. Penso che sia bello l'Islanda, perché mi è piaciuto come squadra, mi è piaciuto come atteggiamento che hanno i calciatori. Rispetto alle altre squadre penso che debba essere più privilegiata, visto che non è una squadra che ha vinto molte partite, quindi sarebbe anche l'ora che non vincessero sempre le solite squadre. Quindi sì, ovviamente, però forza Italia, ovviamente, ragazzi, forza Italia. E
sabato tutti davanti alla TV a vedere Italia-Germania. Mi raccomando. Bene ragazzi, questo video è finito. Mi raccomando, mettete mi piace qua sotto se volete sapere altre curiosità sugli europei, i mondiali. Io continuerò a fare ricerche, quindi potete anche chiedermi qua sotto, tanto una risposta ve la darò sicuramente. E noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima settimana. Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Abbiamo un po' rivoluzionato l'ambience. Su quelle palle.